Benvenuti in News per te. Un grave incidente stradale sulla Trani-Corato ha provocato la terribile perdita di due vite e il ferimento grave di altre due persone. Saviano è una delle persone coinvolte nell'incidente mortale, ma la notizia va approfondita bene. Prima di continuare, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. La tragedia si è verificata quando tre veicoli, tra cui un'auto guidata da Saviano Calvano, 82 anni di Trani, e un'altra vettura con a bordo una famiglia di quattro persone, sono stati coinvolti in uno schianto intorno alle 18. Per quanto tutti abbiano pensato subito a Roberto Saviano, noto scrittore e giornalista, le persone coinvolte sono diverse. La dinamica precisa dell'incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. L'incidente ha purtroppo causato la morte immediata di Vincenzo La Fiandra e di Saviano Calvano. La moglie di La Fiandra, di 37 anni, e i suoi due figli di 6 e 1 anno sono rimasti gravemente feriti e sono attualmente ricoverati in condizioni critiche. I due bambini sono sotto le cure esperte del reparto di rianimazione infantile. Le indagini sono ancora in corso per comprendere appieno i dettagli e le cause di questo tragico evento. Nel frattempo, la comunità locale ha manifestato solidarietà e sostegno alle famiglie coinvolte. Se volete lasciare un messaggio per le famiglie coinvolte, fatelo nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche.